Ciao a tutti, bentornati su Obiettivi a Mente. Oggi è con noi Lorenzo Bini. Ciao Lorenzo, ti ringrazio per essere qui con noi Ciao Pasquale, ciao a tutti. per il tuo bel contributo. Allora, con Lorenzo abbiamo fatto prima dell'intervista un'oretta di chiacchierata per conoscerci e sono rimasto sconcertato dalla mole di interessi che ha quest'uomo, che sono veramente inelencabili. E quindi poi ci racconterà lui direttamente, insomma, tutto quello che fa, quello che ha fatto, perché è veramente troppa roba. Dunque, la storia di Lorenzo, in breve, Lorenzo all'età di 19 anni fa un incidente stradale e rimane paralizzato agli arti inferiori. E per lui chiaramente comincia una nuova vita, con la sedia a rotelle. Da allora non si perde d'animo e fa una miriade di esperienze che lo portano tra le varie anche a rappresentare la nazionale italiana ai mondiali di surf. Questa è una mia breve introduzione di tutto il marasma di roba che fa Lorenzo. Dunque, Lorenzo, se ci puoi un attimo raccontare appunto la tua storia, un po' il prima e il dopo questo evento dell'incidente. E soprattutto, ecco, quando, cioè soprattutto, e quando hai appreso, no, di non poter più usare le gambe, cosa hai pensato? Che emozioni hai provato? Come hai reagito? Allora, innanzitutto io farei un piccolo passo indietro rispetto magari a quando a 19 anni, come già accennato Pasquale, mi è cambiata drasticamente la vita in seguito a un incidente stradale che mi ha creato una lesione midollospinale che, proprio in parole ancora più povere, mi ha paralizzato completamente, sia per quanto riguarda il movimento e quanto riguarda la sensibilità. Dalle ascelle fino giù, insomma, ai piedi. E sì, diciamo che quello è stato il momento in cui io, forse per la prima volta, mi sono chiesto davvero se ce l'avessi fatta, se ce l'avrei fatta, insomma, a reggere a una botta simile, perché sinceramente sì, mi è crollato un po' Castello che da adolescente mi stavo facendo, soprattutto un po' in un momento in cui andava tutto abbastanza bene, comunque ero in una relazione affettiva, ero uscito dalle scuole superiori, avevo già trovato lavoro, mi stavo trovando un po' l'indipendenza lavorativa e quindi poi anche volevo cercare un posto dove andare a vivere da solo, essere autonomo. E questa batosta, sinceramente, insomma, la prima cosa mi sono detto, cavolo, non ce la farò mai a sorpassare questo grosso scalino e questo momento. Nonostante, diciamo, io fossi, non voglio dire abituato, però un po' la vita dell'ospedale e delle batoste l'avevo già un minimo affrontata, perché fin da piccolino, piccolino. Diciamo, io ho avuto la prima frattura quasi spontanea a un anno e mezzo, che è stata la prima di tante. Fino a 18 anni ho avuto circa una decina di fratture che mi hanno accompagnato perché avevo ereditato geneticamente una condizione dalla mia mamma che l'aveva ereditata dalla mia nonna di fragilità ossea. Questa situazione l'avevo sempre vissuta abbastanza come normalità perché ormai mi ero quasi abituato ad andare all'ospedale, mettere il gesso e dopo un mese tornare a casa. Un po' più acciaccato, però comunque come prima, magari mi ci volevano dei mesi di fisioterapia, però poi, bene o male, tornavo a Si fare le cose che facevo recuperava. prima. Sì. I miei genitori, secondo me, hanno fatto anche bene, ma mi hanno fatto fare sempre tutto, le esperienze, gli amici, nonostante la fragilità. Poi è vero che all'età di 19 anni, per proprio un incidente stradale, questa condizione, insomma, è cambiata perché io in ospedale invece un mese soltanto, o meglio, più che un mese ci stavo 1 o 2 giorni, tornavo a casa e poi tornavo dopo un mese a togliere soltanto il gesso. Quindi, insomma, solo il fatto di, a parte tutto, svegliarsi in una rianimazione collegata a 1000 tubi, e per prima cosa
toccare il proprio corpo e non sentire la percezione della sensibilità, quella è proprio la prima cosa che mi ha fatto veramente paura, perché comunque sei da solo in un letto ospedale, in quel letto ospedale ci sono dovuto stare 3 mesi sempre sullo stesso, i primi 3 mesi di terapia intensiva e sinceramente boh, ho dovuto lavorare tanto. All'inizio di testa e di fantasia, perché nessuno mi ha detto niente per i primi 8 mesi. Quindi poi, diciamo, con l'esperienza degli esperti di questo posto che ti accoglie, si chiama unità spinale, e dove ti insegnano a rimparare a vivere un po', perché la vita cambia dalla A alla Z e tanti sono proprio gli aspetti principali che vanno presi un po' anche con filosofia fin da subito, perché quando in un'età adolescenziale ti dicono guarda, ti cambierà tutto, anche il modo di fare la pipì e di svuotare la vescica, da lì cominci a capire che non sarà facile, comunque sarà un percorso lungo, e per me così è stato. Però poi sono uscito da quell'ospedale sempre giovane e sempre con il sogno, prima di tutto, di riprendermi in mano la mia vita, nonostante fossero cambiate tante cose e dovessi cambiare ancora tante cose, imparare tante cose da questa esperienza. All'inizio la voglia era tanta di rimettersi comunque in gioco nel lavoro, nelle amicizie, negli affetti. La famiglia mi ha aiutato tanto, però insomma ci è voluto tanto. Tanto coraggio per rimettersi in gioco all'inizio. In questo periodo, anche successivamente, quando poi hai iniziato anche ad affrontare la vita quotidiana, perché stare in ospedale, diciamo, un po' è una realtà ancora ovattata, no? Poi quando ti ritrovi a ritornare a casa, chiaramente lì ti rendi conto, presumo, che davvero è cambiato tutto quanto. E diciamo, in queste fasi, c'è stato mai un momento in cui hai pensato proprio di arrenderti? Allora, se ci rifletto adesso, probabilmente ti direi di sì, però in quel momento lì non è che ci abbia fatto tanto caso, ero più preso era un po' una spugna che ogni persona incontravo nella condizione in cui ero rimasto in carrozzina, avevo bisogno, avevo voglia di sapere cosa sarebbe successo, come funzionava. Cosa voleva dire vivere in quest'altra forma, quasi in quest'altro modo? E le paure erano tantissime, però la voglia era veramente tanta, è sempre stata tanta la voglia di pensare anche soltanto che un giorno ci sarei riuscito in un modo o nell'altro a ritrovare una fidanzata, a rimettermi a lavorare, a fare sport come lo facevo prima, perché poi le passioni che ho lasciato dietro l'angolo erano tante. Prima facevo l'istruttore di nuoto, c'avevo il gruppo musicale. Comunque mi piaceva viaggiare, avevo già chiesto il camper ai miei genitori, avevo già fatto un viaggio in Europa da sola a 18 anni e una settimana. E quindi comunque mi ero messo in gioco già prima e non avevo voglia di lasciare andare tutto quello che comunque mi ero guadagnato fino ai giorni dell'incidente. E comunque non è stato facile, perché comunque è stata lunga, le sfide sono state tante, le delusioni anche all'inizio sono state tante, perché ti posso nascondere che a 19 anni uno dei primi aspetti è anche proprio quello della vita sessuale. Uno si chiede subito, potrò comunque fare le cose come prima, cambierà tutto, cambierà in parte, e le risposte dei medici e magari delle persone che hanno avuto una sorte simile alla tua non sono sempre così Positiva, diciamo. positive o magari anche delucidanti, cioè non è che io pensavo di sentirmi dare una risposta chiara, invece una risposta chiara non ce l'avevo mai, era sempre un po' un girare intorno, un fare, però poi nel senso l'esperienza con gli anni, con la consapevolezza acquisita dalle esperienze. È arrivato tutto piano piano a
E senti, durante anche tu avrai fatto sicuramente poi della riabilitazione, che immagino sia stata anche abbastanza impegnativa. E anche quello, ecco, come l'hai affrontato, perché penso che la riabilitazione sia anche piuttosto invasiva, quindi immagino che anche lì, no, ci saranno stati dei momenti un po' bui, perché bisogna affrontare Sì. tutto da zero, quindi. Allora, sicuramente a ripensarci ora, anche comunque sono passati già 15 anni, quindi lo vedo abbastanza come passato, perché non lo vedo più dietro l'angolo. Erano momenti in cui sì, sapevo bene che non potevo tornare a camminare, ma che mi dovevo rimboccare le maniche per riuscire a fare al meglio tutto quello che potevo fare, essendo comunque rimasto in una condizione non tanto semplice da gestire, cioè il fatto che comunque io sia rimasto totalmente senza nessuna possibilità di movimento dall'ascelle a piedi, vuol dire che tutto, e dico tutto, va fatto con le braccia e le mani. Chiaro. Tante volte non è neanche semplice, perché c'è poi la spasticità dei muscoli che piuttosto che aiutarti, spesso ti va nella direzione opposta, quindi ti fa durare ancora più fatica in quel movimento che stai cercando di fare, oppure anche i semplici spostamenti dalla sedia su cui io devo stare, diciamo, per poter fare le cose, per andare sul letto, sul bagno, poi in macchina. All'inizio, per me, che davvero facevo tutto in bilico, in equilibrio precario, solo con le braccia, era una paura anche solo spostarmi dalla mia sedia a un altro posto. Io se casco, io se sono da solo e non ce la fa, le cose ti passano per la testa sono tante, finché poi prova e ti riprova e ti riprova, il coraggio prende il sopravvento, perché vince quell'averci provato ed esserci riuscito, che poi ti spinge a riprovarci tutte le volte, E a e migliorarti. da ogni singola volta a migliorarti e imparare sempre una nuova cosa, o sull'equilibrio, o sul bilanciamento, o sullo spostamento, e da lì prendere coraggio e poi non pensarci più, Chiaro, fino ad quindi arrivare ad diventa insegnare agli altri. come Perché si fa? poi il meccanismo viene di seguito, e quando io perlomeno sono una persona che genericamente preferisce quasi fare le cose per, non preferisce, però viene più facile fare le cose per gli altri che per se stesso. E quindi poi questa pratica del comunque andare, non tanto essere invasivo, invadente, perché io non sono mai entrato nelle vite altrui con prepotenza, però ho sempre aspettato che fosse qualcuno magari a chiedermi anche solo un consiglio. Però questo posto di cui ti parlo, l'Unità Spinale, ho continuato a frequentarlo negli anni dopo, sia nel subito dopo che ad oggi, tramite magari le attività di volontariato, piuttosto che la scena con i pazienti. Ci sono un progetto a 10 anni in cui si torna dopo scena a suonare gli strumenti musicali, ci sono un gruppo Le Contrazioni che si suona il reparto, di modo da avvicinare qualcuno che magari deve passare 6, 8, 10 mesi in un reparto d'ospedale, lo fa con qualcosa di ludico, ricreativo, che magari gli aiuta a passare il tempo prima di tutto, e a, una volta uscire, magari avere una passione nuova. E tu hai, quando è successo a te, c'era un'organizzazione simile alla tua, cioè qualcuno che facesse da stimolo o era più piatta come? Stava nascendo un po' tutto. Io devo ringraziare, ringrazio appunto anche qui in diretta Marco Daddi, che comunque è un ragazzo che c'è all'Unità Spinale da poco prima, insomma, da un po' prima che arrivassi io nel 2005. Ha fatto un percorso che comunque si chiama Life Bridge, e serve appunto ad accompagnare queste persone durante tutti questi mesi in reparto, dalle esigenze primarie a magari corsi per computer o informatica, per chi non ne sa niente, comunque è costretto a stare 8-10 mesi in un posto
magari impara a fare una cosa nuova e gli aiuta a passare il tempo, piuttosto che queste scene di cui ti parlavo. Un tempo si facevano le uscite, si andava a fare la spesa insieme ai supermercati, piuttosto che magari si faceva l'uscita al cinema una volta ogni tanto con delle associazioni e Sì, anche relazioni civili. per creare degli obiettivi, no? Proprio perché altrimenti uno è facile che poi si demoralizzi, si Magari all'inizio più che obiettivi, stimoli, ristimoli. proprio in generale degli stimoli che ti diano la possibilità di pensare che quella cosa che facevo prima, perché non devo tornare subito a farla? Senza farmi tanti magari problemi mentali più che pratici, perché quando nella pratica io provo a fare qualcosa e vedo che sì, può essere un po' più difficile, ma ce la faccio. Mi fa meglio provare a farla e sta tanto a ragionare di farla, o qualcuno mi racconta di farla, o vederla fare a qualcun altro. Senti, oggi, ad oggi, che difficoltà nella vita quotidiana? Tu vivi da solo, se ho capito bene, vero? Sei tornato a Sì. vivere solo. Ok. E che difficoltà incontri quotidianamente, diciamo, quelle che ti pesano di più? Perché poi immagino che siano svariate, per quanto uno si possa abituare negli anni, immagino che i disagi siano tanti, soprattutto poi per come siamo strutturati, in Italia. Ma un po' nel mondo, e quindi diciamo quelle proprio più che ti pesano di più, ecco, le cose che proprio cambieresti dall'oggi al domani. Signora Maria. No, vabbè. Adesso andrei proprio nella pratica spicciola perché ti suddividerei la vita dentro casa e la vita fuori casa, perché comunque poi c'è nella quotidianità, oltre al lavoro, agli impegni, alle commissioni come la spesa e tutto il resto, poi ci sono magari le cose di casa che io all'inizio dicevo, ma no, ce la faccio perché prendo la scopa, comincio da una parte, un angolino, piano piano, la sedia, un braccio, la carrozzina, vado, spazio con quell'altro. O da ricencio, stando piegati magari con le spalle sulle ginocchia e con le mani per mille argigogoli, quando poi, nel senso, alla fine la scelta di chiedere a qualcuno di darti una mano o di pagare qualcuno, insomma, per svolgere tutte quelle funzioni che ad oggi io non riesco più a fare da solo, ma per ovvi motivi, non tanto per comodità, ma per ovvi motivi. Deleghi. Sì, tendo a delegare molto, molto più di prima. Invece, no, no, voglio fare da solo. C'era questa cosa del voglio fare da solo, c'è stata per un bel po' di tempo. Però, ecco, le cose che mi pesano, cioè, allora, diciamo, non è tanto il non riuscire a fare da solo, perché poi io sono arrivato nel tempo anche molto a saper chiedere. Le volte che ho bisogno io non mi faccio problemi a chiedere a una persona a cui uno, cioè, che conosco bene, ma anche a una persona che magari incontro per strada, se in quel momento sono solo, completamente solo, e cioè per forza l'esigenza di andare in un negozio, e purtroppo ancora oggi nel 2020, magari c'è uno scalino o due, io se passo una persona, magari c'è uno sguardo o qualcosa così, non mi pongo tanti problemi, io glielo chiedo se mi dà una mano a fare uno scalino, male di poco, anche perché nel mondo, alla base dell'inclusività, finché non ci sarà un mondo senza scalini, ci sarà sempre anche il poter chiedere aiuto o dare aiuto. Io quando mi viene chiesto aiuto, spesso lo faccio anche volentieri. E se proprio so che in quel momento non lo posso fare, magari dico guarda, mi dispiace, ma non posso. Però ecco, sono spesso invece le cose mi danno noia nel vivere ormai la quotidianità fuori, continuando comunque a seguire le mie passioni, i miei impegni, lo sport e il resto, sono le disattenzioni della gente, cioè le disattenzioni degli altri, tutte quelle piccolezze, piccole cose che basterebbe soffermarci davvero 5 secondi o 10 in più e magari non creare delle barriere insormontabili per altri. Si trovano a dover usare una sedia a rotelle, ma non per costrizione, perché questo per me è il modo per vivere
e per avere la libertà di fare le cose, avere la sedia a rotelle. Quindi grazie alla mia sedia a rotelle io riesco a fare le cose, però poi non riesco a fare le cose quando trovo magari il motorino sulle strisce, la macchina parcheggiata un attimo, 2 minuti dove c'è l'unica rampa che mi permette di salire sul marciapiede, o Certo. magari mi trovo la bicicletta sul marciapiede attaccata al palo, messa nell'unico punto magari stretto dove sia io, sia una mamma o un passeggino, un bambino piccolo, sia un anziano o un deambulatore piuttosto che un cieco con un bastone, Ti crea e quella lì rimetto un difficoltà. problema, anche insormontabile spesso ti direi, perché io che vivo a Firenze e lo vedo, perché giro magari parecchio e spesso sono fuori, quando mi trovo a passare sul marciapiede, almeno la metà delle volte io devo scendere al marciapiede e passare a mezzo di strada in mezzo alle macchine, perché sul marciapiede magari Firenze è una città antica, ma quante ce n'è di città un po' più non modernissime, diciamo, con i marciapiedi di 2 metri come ci sono in Spagna, o in America o in Australia, non lo so. Però ecco, io mi trovo spesso a dover dire, vabbè, sono io che mi rimbocco le maniche ulteriormente, trovo la soluzione a quel problema che non ci sarebbe stato, nonostante i tanti problemi, ma viene creato dalla disattenzione, dall'ignoranza, dalla inconsapevolezza, si può chiamare in mille modi, di qualcuno. Però poi mi guardo intorno e a livello di educazione civica nelle scuole non è che mi sembra che siamo tanto avanti. A livello di sensibilizzazione, sia si parla di media televisivi che di mezzi più online. Sì, ora si sta cercando un po' di spingere sull'inclusività, però purtroppo quello mi rendo conto è che purtroppo ancora troppo spesso oggi tanto è facciata. E Tu invece sai bisogna. che in merito a questo, scusa se ti interrompo, dico in merito proprio a questo tema, so che vai nelle scuole ed è uno degli obiettivi per cui tu vai nelle scuole accompagnato dal tuo fedele cane, che non mi ricordo come si chiama, Zora. Zora, sì, Zora, Zora, ora Zora. si sta a smuovere troppo. Panorama, Zora, guarda, si sta parlando di te, è qui che siamo tornati ora dalla giratina. Sì, Zora viene con me nelle scuole, mi piace, da quando me l'hanno chiesto la prima volta circa 10 anni fa e avevo veramente tanta paura. Era un timidone che durava fatica a spiccicare 20 parole di seguito, in pubblico perlomeno. E mi sono trovato la prima volta a raccontare la mia storia, non me l'aspettavo, i ragazzi sono rimasti molto pigri, in silenzio all'inizio alla fine, e da lì mi si è smosso qualcosa dentro che mi ha detto, certo, forse provare a sensibilizzare proprio quelle che sono le generazioni future può essere davvero un metodo, se non l'unico, per cambiare un po' questo sistema di poca empatia, di poca inclusività, di poca pensare anche verso il prossimo, verso gli altri, perché questa società a me mi sembra che spesso ci faccia un po' guardare solo al nostro io, al nostro orticello personale, al nostro obiettivo personale. Quando si fanno le cose per gli altri, secondo me è bello, anche perché io ci ho trovato un mondo, ho lasciato quello che facevo prima, il lavoro, per provare a fare qualcosa per gli altri. E tu, tra l'altro, tra le varie cose bizzarre che hai fatto, hai anche lasciato un posto fisso subito dopo l'incidente, nonostante fosse una certezza, no? Nell'immaginario, avere il posto fisso, che Cozzalone insegna che è una certezza. Invece tu, nonostante l'incidente, nonostante insomma, quello che stavi vivendo, hai pensato bene chiaramente di lasciare il posto fisso. Sì, allora in realtà non è stato proprio subito, un po' di tempo ci è voluto, perché in realtà all'inizio il posto fisso mi è servito. In quel momento un po' più buio, l'avere la responsabilità di andare al lavoro, essere tornato subito a guidare, avevo la mia macchina, la mia indipendenza personale a casa, avevo proprio bisogno io di un posto fisso all'inizio. Quindi gli impegni li gestivo fuori dal mio lavoro, e comunque era un lavoro che
mi serviva più che mi piaceva, anche perché io prima dell'incidente facevo tutt'altro, ero in questa grande azienda italiana con la mia fandina rossa, con una scritta bianca alle scale sopra, tanto per non fare nomi, però c'avevo il mio lavoro, giravo, stavo fuori, conoscevo nuova gente sempre, e il lavoro successivo dopo l'incidente, essendo su una sedia a rotelle, non potendo più montare sui pali e sulle scale, è stato essere spostato in ufficio. Io ringrazio ancora, insomma, di avermi comunque tenuto, di avermi comunque cambiato di ruolo, perché quel lavoro all'inizio, il timbrare il cartellino e andare in ufficio, per quanto non era magari proprio il mio, però me lo tenevo stretto, ecco, e mi è servito, fino a che però sono arrivato a un momento della mia vita in cui mi si era aperto un po' un panorama nuovo, diverso di questo mondo, anche rivolto più allo sport, all'inclusività, al turismo accessibile. A me piaceva troppo più fare queste cose che pensare di andare in ufficio, e quindi ho pensato un po' a come ritrasformare Passione. ora proprio più che passioni, magari le mie motivazioni personali, anche in un ambito professionale, verso un mondo che era quello che ero stretto a vivere, e quindi per cui avrei potuto dare qualcosa di mio, di diverso a quello che magari c'era già. Un modo di viaggiare piuttosto che un modo di rimettersi in gioco nello sport e in ambiti sportivi. Poi io, a dirci la verità, i primi 6 anni non ho fatto quasi mai sport, perché ero legato a questa acconciatura rasta, c'avevo questi dread, dall'incidente stradale proprio, io ho fatto l'incidente, avevo i rasta e questa figliatura che mi ha accompagnato, però poi crescendo questi capelli, che da una parte un po' non ti nascondo che mi servivano anche un po' come maschera, pensavo agli altri, sì, vabbè, vedevano passare il ragazzo giovane in carrozzina, però vedevano passare il rasta giovane in carrozzina, quindi non lo so. Ho deciso di stravolgere questo look che mi piaceva così tanto per tornare in piscina, quindi rimettermi una cuffia. Prima tornare a nuotare, quindi a godere di quello che era il mio sport, la mia passione pura, quindi l'elemento acquatico, quello di cui io avevo proprio necessità e bisogno e che avevo un po' dimenticato, soltanto dimenticato, invece riappropriarmene fin tanto da farmelo piacere, tanto da decidere di prendere un brevetto istruttore. E cominciare a fare l'insegnante, poi avvicinarmi all'ambito anche paralimpico, perché poi ho riscoperto un po' tutto il mondo delle federazioni legate al mondo paralimpico, e ho vissuto proprio anche l'evoluzione di quello che in Italia era il Comitato Italiano Paralimpico, che da un ente promozionale poi nel 2017 finalmente è diventato un ente federale, quindi una vera e propria federazione. E ad oggi possiamo dire che abbiamo, insomma, due presidenti, il presidente del CONI e il presidente del CIP, che comunque siedono accanto, hanno lo stesso ruolo anche istituzionale, e quindi questo mi sembra un bel passo avanti in un modo. Un'ottima, è certo, un ottimo passo avanti per lo sport, sì. E tu proprio con lo sport hai iniziato appunto hai ricominciato con il nuoto in questa nuova versione e mi sa che hai partecipato anche a campionati, forse sei, se non ricordo male, sei arrivato anche secondo in un campionato italiano, una roba del genere. Sa che Arrivavo secondo diversi campionati, ecco. però primo mai, però secondo più di una volta, per le gare poi che sono gli assoluti italiani, i campionati italiani. Sì. So, un bel è una bella C'è storia. dietro tanto impegno, tanta fatica, tanti allenamenti, ma anche tanta passione prima di tutto, perché io sono tornato a fare le gare non perché mi piace vincere, ma perché mi piace stare in mezzo agli altri, confrontarmi, condividere, anche vincere, se però ci scappa, ma non deve essere la prima cosa, anche perché, quando ti dico la verità, quando sono tornato le prime volte alle gare,
Vedevo questi tutti, si guardavano male, si sfidavano, dicevano, ma che è tutto stasi, ragazzi, e facciamoci una risata, e dopo magari si va a bere. E invece poi, come era prima, perché facevo le gare a livelli molto più bassi, perché mai pensavo di fare gli italiani di nuoto prima di fare l'incidente, prima ho fatto i regionali, e c'era un po' questa tensione, questa sfida, ecco, ancora di più trovata. Quindi ho detto, non è che cambia molto, sì, c'è le ruote in più, magari manca anche il braccio, qualcuno non ci vede, però... Le dinamiche sono sempre le stesse, no? La Dinamiche si competitività vengono da qui, poi non vengono è esasperata. E che poi anche lì hai dovuto chiaramente riadattarti, perché nuotare con braccia e gambe è una roba, ma nuotare solo con le braccia e con le gambe che non puoi utilizzarle, immagino che sia stato un altro da... Eh bel sì, lavoro. e non... perché la prima cosa che viene da pensare è, vabbè, sì, è vero, difficile e complicato nuotare senza gambe o senza l'uso delle gambe. Invece la situazione poi in sé per sé è ancora più complicata di quello che sembra, perché per esempio nella situazione mia, oltre tutte le gambe, che ce l'ho anche belle lunghe, c'è anche tutto il busto, perché io poi fino all'ascelle zero movimento, anzi, quello che c'è spesso mi dà problematiche, perché io la maggior parte della spasticità e delle contrazioni ce l'ho a livello addominale, addominale del tronco bacino, che poi si ripercuotono anche sulle gambe, però principalmente proprio sono a livello addominale. Essendo queste problematiche a livello addominale, influiscono anche sulla respirazione e su tutto quello che è la movimentazione, la quotidianità del busto, e questo però succede anche in dinamiche in acqua. E quindi io devo prima di tutto ricapire l'assetto che devo prendere con una spinta data con un braccio, dove magari non sono neanche perfettamente simmetrico da un lato e da un altro, però faccio tutto soltanto con 20% del corpo restante in cima, che poi deve trascinare tutto veloce dietro. Quindi questo grande rielaborare poi su di me mi ha dato forse quella voglia e quella spinta di mettermi a voler insegnare agli altri. Soprattutto persone che magari si ritrovano magari in sedia a rotelle e vogliono riapprocciarsi al nuoto, non dico per forza all'agonismo, però all'inizio la parte ludico-ricreativa è molto importante, ma soprattutto per avere anche una percezione, che poi è quella che non si ha più delle volte in queste condizioni come la mia, del proprio corpo. Perché ho conosciuto delle situazioni, delle più diverse. La lesione midollare è un qualcosa di veramente, non si troveranno mai due persone in tutto il mondo che hanno la stessa lesione, con gli stessi problemi e le stesse dinamiche. Perché poi sono quei milioni di miliardi di fasci nervosi che passano dalla testa e vanno a innervare, a movimentare e a dare sensibilità a tutto il corpo, e quando si rompe, non si rompe mai perfettamente uguale, quei milioni di miliardi di fasci. Quindi ho conosciuto veramente persone anche con sulla carta, problematiche simili, e poi magari a livello pratico era tutto veramente diverso. Persone magari riescano a muovere una gamba ma non hanno la sensibilità a quella gamba, l'altra però non la muovono ma hanno la sensibilità su quella che non muovono, oppure una sensibilità parziale del corpo o una sensibilità, la mancanza totale di sensibilità come nel caso mio. Alcuni, come per esempio io, ho quel lato un po' sfavorevole e fastidioso, e magari tutto quello che c'è rimasto a livello di sensibilità e percezione interna è dolore e fastidio, e più delle volte è proprio dolore neuropatico, dolore un po', a volte si sente parlare del dolore dell'arto fantasma, gli amputati, è un po' quella cosa lì che io, proprio quello che Avverti. mi... Che non dovrei sentire, è proprio quello che avverto, e avverto spesso in maniera brutta, noiosa, dolorosa, fastidiosa. E quindi un altro mondo dentro un mondo, di cui spesso poi non se ne parla perché non si arriva a quelle sfumature anche del dolore. Certo punto, dal nuoto, che era già quello che comunque conoscevi già prima,
a un certo punto hai scoperto una nuova realtà che ti ha appassionato ulteriormente, che è quella del surf. E anche lì, dici un po' cosa ti è passato per la testa. Anche lì non l'avrei mai detto, come tante delle cose, poi per fortuna ho avuto insomma l'occasione di fare, non l'avrei mai detto, ma proprio in unità spinale io ho avuto l'opportunità di conoscere l'anno e mi sono fatto male, quindi nel 2005 un ragazzo che differentemente da me, che ero fatto male in un incidente stradale qui in una viuzza fra Sesto Fiorentino e Firenze. Lui si era fatto male tipo a Bali o nelle Filippine, dove oltre allo chef faceva anche surf. E quindi mi ricordo che me ne parlò di questa cosa. Io non ho manco preso in considerazione all'inizio, perché ho detto: ah, surf, ah, bello, magari, come dire. Poi per un periodo abbastanza lungo, circa 5-6 anni, non ci siamo un po' persi di vista, perché passioni diverse, amicizie diverse, momenti della vita diversi. Finché un momento poi lui mi ha ricercato dicendomi: ti ricordi a quando ti dicevo del surf? Io ora lo voglio fare, in un modo o nell'altro lo faccio, quindi se vuoi venire con me, si prova insieme, se no io lo faccio lo stesso. E io, come ho già condiviso, insomma, la passione dell'acqua era veramente tanta verso il mondo acquatico, dell'elemento acquatico, e quindi mi sono buttato a capofitto in questo progetto, diciamo nella nascita di questo progetto. E qualche anno dopo Massimiliano a Livorno ha deciso di far nascere un'associazione, poi mi ha coinvolto, ne sono diventato atleta, insieme abbiamo cercato di anche lanciare dei progetti di surf therapy, quasi mi viene da dire, pensando a dei surf camp inclusivi, quindi sia per persone in piedi che a sedere, che con qualsiasi altro tipo di disabilità. Tant'è che non per la prima, ma per la seconda edizione di questo surf camp che noi abbiamo provato a fare dalla Toscana alle Canarie, a Fuerteventura, grazie all'associazione Happy Wheels, fondata, come ti dicevo, da Massimiliano, abbiamo fatto i primi surf camp e siamo andati con amici con varie disabilità alle Canarie a fare queste prime esperienze, inclusive perché c'era amici in piedi, fratelli, parenti, persone che hanno fatto magari la loro prima vacanza da soli fuori dall'Italia a più di 30 anni, magari nonostante una disabilità anche grave, e che sono tornati entusiasti, e da lì sono partite tante altre idee e passioni in Italia poi, una volta tornati. Comunque, ti dicevo, la seconda edizione che abbiamo fatto di questi surf camp, sempre a Fuerteventura, sono venuti anche due ragazzi non vedenti, uno dei quali poi ha perseguito, si sta ancora impegnando e mi ha fatto una passione. Durante questo percorso abbiamo cercato di coinvolgere anche le ragazze, perché finora non si era presentato nessuno che voleva provare del gentil sesso. E quindi poi nel 2016 si è avvicinata anche un'altra ragazza toscana, che anche lei presenta una disabilità motoria. Si è talmente appassionata, anche lei ha continuato, ha voluto continuare. E appunto, insieme a Massimiliano, a questa ragazza che ti stavo accennando ora alla fine, si chiama Chantal, no, scusami, c'era qualcuno che mi chiamava qui dietro, non capivo, era Zora e mi faceva un mugolio, come dire, non mi stai calcolando da più di Basta, mezz'ora qui, basta, cosa sei? smettila, basta. Scusa, no, mi sono un po' perso. Stavo dicendo che appunto nel 2017 siamo stati convocati dalla Federazione Italiana che si occupa di questo sport in Italia adesso, che è la FISV, Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, che ha acquisito anche il surf, e acquisendo anche il surf si è presa carico anche della parte comunque
del surf nella disabilità, e quindi in Italia c'eravamo noi e facevamo queste cose da un bel po' di anni, quindi eravamo già avanti a livello di esperienza perché avevamo cominciato da soli, poi avevamo cominciato a viaggiare in gruppo e comunque una media di 2 o 3 viaggi all'anno per allenamenti soltanto di surf, cerchiamo di farceli sempre. E la federazione ci ha appunto convocato alle competizioni mondiali, le uniche che ci sono a livello mondiale, veramente importanti, o meglio, le uniche erano veramente importanti nel 2017, poi negli ultimi anni si sta smuovendo qualcosa a livello mondiale, e E anche quindi. questa sarà stata una bella esperienza, no? Indossare la maglia azzurra in un campionato del mondo sarà stata un'altra bella esperienza, immagino È molto emozionante. stata, sì, forse la più bella esperienza a livello sportivo che io abbia avuto, perché a parte avermi dato modo di conoscere realtà così lontane da quelle che era la nostra, perché ci sono persone dal Giappone, dal Sudafrica, da tutto il Sud America, le Hawaii, Stati Uniti, non ne parliamo. E il vedere come le altre persone, ognuno a modo suo, ha provato nella propria nazione, nel proprio continente, a portare avanti questa disciplina nuova, un po' per tutti, è sempre una bellissima possibilità. Tant'è che c'è sempre un grande confronto, uno scambio di idee, storie. Voi vi siete fatti fare anche una tavola ad hoc, se non sbaglio, vero? Se non ricordo male, una tavola da surf Certo. creata proprio personalizzata, ecco. Anche su questo io mi sento di aver proprio seguito la scia di Massimiliano, che è stato il primo che aveva un po' le idee, gli spunti rivolti al surf, anche facendolo prima, ma anche perché effettivamente è bravo, è molto bravo a prendere le onde, e quindi ha pensato e studiato quali fossero gli accorgimenti migliori, andando a studiare un po' una sorta di cuscino proprio in memory form, sta sulla tavola e quindi ci dà l'aiuto anche pratico per noi che non abbiamo sensibilità per la maggior parte del corpo e dobbiamo stare sulla tavola distesi completamente, quindi il corpo è totalmente in appoggio e per andare a togliere carico da tutte quelle parti che comunque potrebbero dar vita a una ferita piuttosto che un'escoriazione, un livido o qualcosa. Grazie a questi cuscini invece Si è tutelati. si è tutelato, il corpo è protetto e si può surfare anche un po' più rilassati, via. E ce le invidiano da tutto il mondo perché sinceramente a un tale punto di tecnologia, cioè Sì, di impostazione, insomma, per come sono di stati. amputazione, tecnologia, sì. Poi è vero anche che nelle categorie non sempre si ritrovano proprio le stesse condizioni di disabilità, quindi ancora purtroppo ci sono delle grosse disparità a livello mondiale, per non dire a livello, cioè quando gli atleti sono 1, 2, 3, 4, si contano sulle dita di una o due mani, è difficile dare ad ognuno delle giuste Sì, caratteristiche, dici di. no, più che altro permettere le persone che hanno caratteristiche simili gareggiare con altre persone che hanno Altre. caratteristiche le più simili a loro, perché quando c'è troppa disparità allora diventa anche quasi un po' ingiusto che due persone si ritrovino nella stessa categoria, però purtroppo con numeri così bassi a volte si incappa anche, e magari noi che siamo una patologia un bel po' particolare, cioè magari una pers due persone, perché anche Massimiliano è come me, è totalmente privo di movimenti e di sensibilità, e ci troviamo magari a competere con persone che magari invece le gambe le muovono, riescono ad andare in ginocchioni, magari
anche solo una gambata nell'acqua, piuttosto che avere la percezione del proprio corpo, la sensibilità di come il corpo sta sulla tavola. Sono cose che sembrano un po' poco No, no, importanti, fa ma la differenza, fa la differenza, chiaro. però sta a noi promuovere il più possibile questa disciplina, questa nuova disciplina anche nel mondo della disabilità, nella nostra nazione, per trovare sempre più persone che si avvicinino a fare questo sport e far crescere i numeri, di modo che questo movimento internazionale, che fortunatamente è già arrivato a livello mondiale, possa diventare il prima possibile un movimento olimpico, perché anche tra i criteri per cui uno sport può rientrare alle Olimpiadi c'è sicuramente anche la parità di genere, cioè finché non troviamo tante ragazze, tante donne che vengano a fare surf, Chiaro. È un po' più, sì, cioè come ci tutti gli vuole, sport nella storia hanno avuto i cioè, vari. ci vogliono i numeri, ci vogliono i numeri fondamentalmente. Ok, vabbè, tempo al tempo, un semino alla volta. È vero. Senti, ultima passione tua, che so che ti ha preso particolarmente, è il camp, che si chiama Dinamo. Dinamo Camp. Dinamo. Dinamo Camp. Dinamo Hemp, sì, no, guarda, ne parlo volentieri, cercherò di essere più breve possibile, perché di solito a me Dinamo mi prende proprio il cuore, quindi mi apre. Ma ecco, questa è una realtà che io non conoscevo e ho scoperto ormai ben 5, anzi, 6 anni fa, nel 2015. È una realtà che si trova in Toscana, si trova a San Marcello Pistoiese, e è una realtà che regala vacanze di terapia ricreativa a ragazzi, bambini che comunque hanno delle patologie. Il camp offre le attività più svariate, dall'arrampicata alla piscina, al tiro con l'arco, al cavallo, l'arte terapia, l'hip hop. Potrei continuare, però ecco, e si estende su una montagna bellissima dove, grazie a uno staff molto preparato e dei volontari che vengono da tutta Italia per sostenere questi progetti, il camp riesce durante l'anno, ecco, a regalare queste vacanze a gruppi, appunto, di ragazzi provenienti da tutta Italia. Io mi sono avvicinato a questo mondo grazie a un mio amico che è il responsabile della piscina, Nicola, che mi ha invitato la prima volta ad entrare in punta di piedi a vedere di cosa si trattava soltanto questo posto. E è veramente una realtà che mi ha fatto innamorare, perché proprio per come vengono per come vengono fatte le cose all'interno di Dinamo. Con il tempo ho iniziato a collaborare anche nella formazione dei volontari, per mezzo di un modulo, che faccio insieme a Riccardo, un'altra persona fantastica all'interno di questo camp. Il modulo si chiama Inclusività, e ora non posso fare spoiler, come si dice al giorno d'oggi. Però consiglio vivamente a chiunque voglia avvicinarsi alla realtà di Dinamo Hemp di andare a vedere il sito internet, piuttosto che le testimonianze dei ragazzi su YouTube, e magari, che so, se a qualcuno piace davvero, magari può anche provare a fare la candidatura, che avvia tutto l'iter, per cui poi verrà fatta una formazione specifica che solitamente dura 3 giorni, dal venerdì alla domenica, che è proprio la formazione volontari, che serve proprio come base, come, diciamo, farinatura generale, per poi, se si ha le caratteristiche necessarie, diventare Ultima volontari. cosa, un messaggio che ti senti di dare a chi ci ascolta per stare meglio, per affrontare la vita, ecco, a chi magari in questo momento se la sta passando non proprio bene. Se ti senti di dare un messaggio, visto il tuo storico, voglio dire,
grande coraggio. E allora, un messaggio. Non mi ero preparato niente, quindi non lo so. Andrò a braccia come mi capita. Fare sempre. E il messaggio magari che vorrei lasciarvi è quello di, ecco, oltre a provare comunque a essere propositivi, ma quando magari si ha un'idea, non la rimandiamo, non l'accantoniamo, cerchiamo di metterla in pratica perché magari potrebbe essere davvero quell'occasione che ci potrebbe cambiare la vita in meglio, che magari ci potrebbe permettere di affrontare finalmente una paura di cui si pensa di avere troppa paura per affrontarla, oppure può essere magari soltanto una valvola di sblocco verso un qualcosa che si pensava inaspettato, però ecco, tra il dire lo fo o non lo fo, perlomeno proviamoci, perché solo provandoci scopriremo semmai di quanto è facile o di quanto magari non è così difficile qualcosa. Bene. Che dire, Lorenzo, io veramente ti ringrazio perché il tuo contributo è essenziale per tutte le cose che ci hai detto e per trovare il coraggio, no, di affrontare la vita, tutto ciò che capita. Quindi chi meglio di te ce l'ha potuto esprimere, no, questo concetto. Quindi ti ringrazio davvero a nome di tutti quelli che ti hanno ascoltato. E quindi ti saluto e saluto anche tutti coloro che ci hanno ascoltato, li ringrazio. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché almeno ci fate capire se il progetto vi sta piacendo, di porre un like, di inserire commenti, insomma, fateci capire che questa rubrica vi sta interessando. E dunque, grazie Lorenzo e grazie a tutti, alla prossima. Grazie a voi, è stato un piacere e un onore, insomma, averti potuto dare una mano in questa tua avventura. Grazie mille. Grazie, buona Ciao a giornata. tutti. Ciao. Ciao.